Ciao ragazze, ben ritrovate nel canale. Questo sarà di nuovo un video tag e questa volta se avessi 100 euro come li spenderei da Mac? Cosa andrei a comprare? Quali sono i prodotti che più penso non debbano mancare o comunque in una nostra collezione di Mac? E siccome diciamo era da tempo che volevo farvi questo video, so che anche i video tag vi piacciono molto e sto cercando di farne qualcuno anche io. Ho visto tantissime youtuber che l'hanno fatto e sono stata taggata anche se in maniera privata da Pink Fashion 1985, che è il canale di Alessia. Ciao Ale, se lo stai guardando ti mando un grande bacio e poi vi lascio il link del suo canale qui sotto. E allora, io forse vi farò vedere solo quello che secondo me è la particolarità di Mac. Trovo che questa azienda fondamentalmente fa dei trucchi come tantissime aziende molto belli, ma la sua specialità sicuramente si contraddistingue per i pennelli. Io sono una patita di pennelli, non solo quelli che vendo al negozio li devo provare tutti, ma anche quelli che non ho, sapete, io cerco nel mio piccolo di provare tutto, di comprarli, anche di provare e di testare. Quando vado a truccare sicuramente trucco non solo con quelli che ho io, ma cioè inteso della mia profumeria, ma anche quelli che vado ovviamente a comprare per poterli provare e recensirli o comunque dire anche la mia. Sicuramente, ripeto, fa dei trucchi molto belli, ma trovo che oltre ai pennelli Mac si contraddistingue anche per i suoi rossetti. Quindi io in questo video vi mostrerò i miei pennelli forse tra i più preferiti, comunque tra i miei preferiti in assoluto di Mac e il rossetto per antonomasia che è quello che io stradoro di questa linea che sicuramente voi tutti conoscerete e avrete. Allora, il primo pennello non vi posso che menzionare, l'Oval 6. Scusate se lo vedete così unicamente perché mi sono andata a truccare e quindi lo vedete non pulito. Mi scuso per questo e io li lavo quasi tutte le volte che utilizzo il make-up, anche perché comunque trovo che sia anche più igienico quando lo si va a mettere sul viso e soprattutto perché avendo poi la scuola io appena le finisce il giorno dopo o massimo dopo 2 giorni li devo lavare subito. Quindi per me è una fissa importantissima lavare i pennelli. Quindi questo l'avete visto anche in un mio video, mi piace moltissimo, ha un manico del pennello particolare nella sua impugnatura e si riesce sia in maniera circolare che a passarlo, diciamo stendendolo. E quindi voi avete visto anche l'applicazione in un mio tutorial, in quello di Dior. Ah, a proposito, questo è il make-up proprio del trucco di Golden Shock di Dior, poi fatemi sapere se volete vedere anche di questo il tutorial. Quindi questo sicuramente è uno dei miei preferiti in assoluto. Vi dirò che ho provato anche il flat, ve l'avevo detto anche in uno dei miei recenti video, forse non recentissimi, però è stata un po' una delusione, perché non solo si spande il fondotinta quando lo vado ad applicare, però mi lascia alcuni pelucchi e allo stesso tempo il pennello si apre, quindi non, la stesura non è propriamente delle, non solo migliori, ma anche delle più facili, quindi è stata veramente un po' una delusione. Rispetto a questo che invece la setola è molto compatta, il fondotinta si stende per bene, non fa degli aloni ma allo stesso tempo delle striature, quindi questo pennello mi piace davvero moltissimo. Come per esempio vi annovero questo che lo conoscerete, voglio dire che già con questo che costa 45-46 euro vedete che il budget già è metà di quello che andrò a spendere. Però ci tengo a mostrarvi questi che sono i miei prodotti. Sicuramente vi parlo di questo che è straparlato, stravisto, stravenduto, chi più ne ha, chi più ne metta. Io solo di questo ne ho 4 e il 217 sempre della linea di Mac. Sfuma perfettamente l'ombretto nell'applicazione e anche nella sfumatura. Mi piace davvero moltissimo. Sempre ho truccato adesso con questo, una setola morbidissima, ma la particolarità è che si lava, si rilava, si rilava ancora. La setola è sempre ovviamente fitta, perfetta, non si apre, non lascia pelucchi o peletti come volete, c'è chi dice l'uno, c'è chi dice l'altro, non si spande, quindi non si dilata, mi piace veramente moltissimo. E anche nell'impugnatura è comodo perché non è necessariamente troppo corto, necessariamente molto lungo, ma trovo anche veramente comodissimo l'applicazione di questo pennello. Quindi mi piace tantissimo. Questo mi sembra che costi intorno ai 17-18 euro. L'altro pennello
pennello per gli occhi è il 235, che è questo. Non so se c'è ancora in commercio, mi sembra che all'epoca era un'edizione limitata, andrò a ricontrollare, non ne sono sicura, che è anche una setola bicolor. Mi piace perché questo riesce a prendere tutta la palpebra mobile e allo stesso tempo, essendo un po' più doppio, non so se si riesce a vedere bene, riesce anche a non solo disegnare l'incavo palpebrale in maniera perfetta, ma appena appena sopra l'incavo palpebrale. Mi piace molto perché già con una massimo due passate riesco a colorare tutta la lunetta della palpebra mobile e quindi poi con l'altro colore, diciamo l'altro lato, riesco poi volendo a sfumarlo anche sopra. Se ove mai mi dovesse mancare il 217, io col doppio pennello riesco sia ad applicare che ad ombreggiare. Quindi questo mi piace veramente molto, mi sembra forse costa intorno ai 27-28 euro, ma non vorrei sbagliarmi. E come della linea di MAC, che mi piace moltissimo, è il 287, che è un duo fibra, che in questo caso mi piace perché riesco a non solo ad applicare perfettamente il correttore e a stenderlo, ma volendo riesco anche a sfumare bene bene la matita sotto l'anima ciliare, non nell'applicazione ma per la sfumatura. Quindi trovo che anche il correttore non si infila proprio attraverso i peli del correttore, riesco a sfumarlo sia in questo modo che di piatto e riesco poi ad applicare anche l'illuminante in alcuni punti, diciamo, del viso, tipo la fronte, l'arcata sopraccigliare, la zona per il labiale, quindi riesce veramente a far bene il suo lavoro. Rispetto agli altri è un po' più corto come manico, ma ci sta anche tutto perché ovviamente la manualità, la gestualità deve essere diverso per quando si va a truccare. Per un illuminante avere un manico troppo lungo anche come correttore darebbe fastidio poi nella gestualità. Concludo con questo colore di rossetto che è un matte, però non è di quelli che quando lo si va a stendere diventa duro sulle labbra, che può asciugare particolarmente le labbra. Sicuramente ci vuole un primer prima per farlo scivolare meglio, ma non è di quelli duri e vi parlo del mio colore di MAC per eccellenza che io stradoro, che è il Russian Red. Eccolo qui, un colore di rosso con una punta di bordeaux, ma pochissimo. La particolarità è che risulta molto morbido, non fa quella pigolina antiestetica all'interno delle labbra che per esempio il Ruby Blue mi può fare, risulta comunque morbido e fedele perché non vira durante la giornata, rimane intatto pur essendo morbido, quindi rispetto al Ruby Blue che si asciuga, può creare quelle rughette di espressione, questo risulta morbido. Non lo trovo eccessivo come colore, nel senso che forse il Ruby Blue alcune volte molto acceso, questo ha una punta che lo rende anche un po' più dolce, un po' più calda come colorazione, quindi tranquillamente anche con uno smokey mettere le labbra in risalto e perché no anche con una semplice riga di eyeliner, un illuminante, questo è perfetto anche per una serata. E ultimamente l'ho usato spesso, l'avete visto anche nel video precedente con Bettabella, che vi avevo detto che era uno dei miei colori che avevo usato tantissimo nel mese di ottobre e comunque di MAC resta uno dei miei preferiti in assoluto. Anzi, fatemi sapere se vi va di vedere un video sui miei rossetti della collezione che ho di MAC o anche di altre collezioni di Chanel, di Dior, piuttosto che non solo di MAC e fatemi sapere anche in un commento quali sono i vostri prodotti preferiti di MAC. Ripeto, sicuramente ce ne sono tantissimi, l'illuminante, mi piacciono moltissimo i blush mineral eyes, però trovo che questa azienda si differenzi sicuramente per i suoi rossetti e personalmente per quello che io penso anche per i pennelli. Però se volete vi farò un video anche con altri prodotti di MAC e vi dirò quelli che io più amo in assoluto di questo brand. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi mostrato dei prodotti, diciamo che forse potevate non conoscere, che quindi vi hanno stuzzicato un po' la curiosità di
di andarli a vedere. Fatemi sapere in un commento quali sono stati i vostri. Sicuramente questo tag l'avrete fatto, l'avranno fatto in tantissimi youtuber, quindi chi vorrà farlo, mettetemi anche un video di risposta nei commenti, fate girare il canale, spolliciate in su se questo video vi è piaciuto e seguitemi sempre su Instagram, Facebook e Twitter, non finirò mai di dirvelo, soprattutto di iscrivervi al canale così non perdete le review o tutti i video che stanno per arrivare e soprattutto se vi vanno, ci vediamo prossimamente con un nuovissimo video.